Presidente, alla vigilia delle primarie, quando si fanno previsioni sul numero degli elettori, condizionato sembrerebbe dal ponte del 1° maggio, forse il primo invito agli iscritti e ai simpatizzanti del Partito Democratico è quello di andare a votare per utilizzare al meglio questa nuova opportunità democratica che il partito offre per esprimere le proprie idee sul futuro del PD. Ma non v'è dubbio che l'appello che facciamo e anche la richiesta di voto prescinde dal numero, non è una prova muscolare né interna né esterna, è una prova piuttosto, diciamo, definiamola democratica, e soprattutto il segnale, il simbolo, il messaggio che l'Italia prova a dare o a ridare all'intera società sulla importanza dei cosiddetti corpi intermedi, dei partiti intesi come luoghi aperti, luoghi dove si sedimenta un pensiero, una programmazione, un'idea, dove si discute, si anche diverge, non ci si divide necessariamente. E il messaggio che si dà di fiducia e di speranza al Paese, perché attraverso questa forma democratica, la vera forma democratica, che si può giungere, diciamo così, alla guida di un Paese che ha bisogno di agganciare il futuro. Quali sono, secondo lei, le motivazioni principali per sostenere la mozione Renzi? Ma guardi, Renzi è un quarantenne che ha dimostrato in 3 anni di voler riformare questo Paese, con tutti gli errori, con tutti i limiti propri di chi prova a cambiare abitudini. E quando tu cambi abitudini è necessario che ci si metta in mare aperto e abbracciate si raggiunga la riva, e chi è stretto alle abitudini ha difficoltà a comprendere l'importanza, diciamo, delle riforme, e però sono necessarie, perché se vogliamo velocizzare il Paese noi le riforme le abbiamo richieste a gran voce, non solo quelle che rappresentano una cifra di civiltà, penso al dopo di noi o alle unioni civili. Penso alle riforme istituzionali che Renzi ha provato a fare, alla riforma del sistema elettorale, e anche lì, voglio dire, ce le ha messe, ce le ha offerte su un piatto d'argento. Potevamo avere e superare il bicameralismo paritario, avere un'unica Camera decidente, e abbiamo deciso di non volerla. Allora ci teniamo 365 senatori in più, ci teniamo non solo spese in più, ma soprattutto un ping pong che non aiuta a sburocratizzare. Dunque, il primo approccio, la prima motivazione è sicuramente quell'approccio riformatore che provo a rivedere in Renzi. Poi molte cose, voglio dire, vanno riviste, vanno aggiustate, voglio dire, ci sono state anche riforme significative, vedi quello della scuola, che però, diciamo, no, non ha saputo cogliere anche l'aspetto, il grido d'allarme che da un settore sempre della scuola, i tanti precari che sono stati sradicati e mandati a lavorare altrove, hanno lanciato. Ecco, bisogna a volte fermarsi, ragionare con gli interlocutori e con le riforme a portata di mano provare a tenere, diciamo così, quel giusto e necessario consenso perché possano riuscire. Parliamo del futuro del PD, un partito lacerato da contrasti interni e da scelte sofferte, forse evitabili, e di scissioni, che ha probabilmente oggi l'esigenza primaria di ritrovare unità al suo interno. Sarà possibile, tenendo presente che i 3 candidati sono su posizioni diverse? Guardi, l'unità non è una categoria dello spirito, devi avvertirla dentro, nella passione che ti anima nell'esercizio di una funzione. Voglio solo esprimere un auspicio che ciò sia, e che quell'unità che tutti, diciamo così, chiedono a gran voce possa realmente realizzarsi. Bisogna dare fondo molto alla responsabilità, e bisogna anche comprendere che per raggiungere l'unità ognuno deve cedere un pezzo di sovranità. E soprattutto deve immaginare che non è, diciamo, bastevole a se stesso, come voglio dire, e soprattutto da solo non può recuperare, diciamo, tutte le ansie, le criticità e risolvere tutti i problemi dell'Italia. Noi abbiamo bisogno degli altri, e perché abbiamo bisogno degli altri? Noi dobbiamo unirci, essere inclusivi e unirci, e anche gli aspetti un po' più diversi devono rappresentare un'occasione per migliorare, per, voglio dire, animare un dibattito costruttivo, e non certo per segmentarci e poi dividerci.
E anche questo è il motivo della scelta dei componenti della lista, scelta criticata dai componenti, da alcuni componenti del partito regionale. Guardi, lo dico perché non è tempo né di polemiche, né mai ne vorrò fare. Chi conosce la storia della lista, insomma, avrebbe motivo esattamente per poter tacere e per poter anche, diciamo, salutare con favore la lista che è stata presentata. Io credo che il significato di questa lista sia scrivibile nel desiderio e nel tentativo necessario, a mio giudizio, di aprire una nuova stagione per il PD, quel luogo, come ho detto, inclusivo, e che prova, partendo da sé, a costruire un nuovo centrosinistra. Un nuovo centrosinistra significa guardare anche oltre il proprio recinto, il proprio perimetro, lavorare, ragionare, parlare e discutere con i corpi intermedi, con i sindacati, con pezzi dei sindacati, con segmenti del mondo datoriale, con l'associazionismo, con i liberi professionisti. Cioè, la lista incarna esattamente questo desiderio, e consegna al PD questa possibilità. Non è preclusiva o escludente, è di apertura, perché il PD ha bisogno di aprirsi, per cui basta anche, diciamo così, abbandoniamo, diciamo, l'idea di una autoreferenzialità e sposiamo e abbracciamo l'idea della contaminazione con gli altri. Matteo Renzi ha ribadito il suo secco no a intese con gli scissionisti. La scissione, o fuoriuscita, come l'ha definita qualche esponente del partito regionale, rappresenterà un problema per queste primarie e per il futuro del partito? No, secondo me non rappresenta un problema che possa la parte scissionista possa magari per le seconde file, insomma, provare a votare una delle mozioni anti Renzi, mi sembra quasi fisiologico, insomma, quasi naturale. Me lo aspetto che si dia un secco no alla collaborazione. Oggettivamente, insomma, proverei a essere meno categorico, lo dico anche a Matteo Renzi. Il tema vero non è il essere categorici o meno, è capire se ci sono le condizioni nel futuro, perché con gli scissionisti, diciamo, con la parte un po' più a sinistra che oggi compone e occupa un pezzo del panorama politico, si possa costruire una prospettiva comune, se abbiamo e condividiamo progetti per la Basilicata, approcci diversi, ritualità, diciamo così, un po' più moderne, per intenderci, insomma. Se c'è tutto questo, ha un senso provare, ed è giusto anche farlo, a riavvicinare le posizioni, per quanto distinte, altrimenti è evidente, scissionisti o no, con un pezzo non avremo possibilità di dialogare. Un tema importante di questa campagna elettorale, soprattutto in Basilicata, è sicuramente rappresentato dal petrolio e dall'ambiente. Si è da poco incontrato con il ministro Galletti, con il quale si è trovata una visione di intenti. Come mai ad oggi però non ha ancora avuto un confronto diretto con Descalzi? Guardi, perché non è necessario, per quanto mi riguarda, parlare con Descalzi. Se Descalzi avverte la necessità di farlo, può ovviamente chiamare, prendere appuntamento e parlare con me. Stessa cosa posso fare io. In questo momento per me è prioritario parlare col governo nazionale, con il ministro dell'ambiente e con le articolazioni che afferiscono al suo ministero, ISPRA, collaborazione con il CNR, gli esperti su ambientali ministeriali, e collaborino con il Dipartimento Ambiente della Regione e con ARPAB, perché il lavoro che è stato compiuto è un lavoro piuttosto importante, significativo, e che ci consegna anche, come dire, un nuovo volto, diciamo, all'insegna dell'efficienza da parte proprio dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente Lucana. Non ho motivo per parlare con altri, se ci dovessero essere necessità lo faremo, noi normalmente parliamo per atti. È stata da poco approvata la legge di stabilità, soddisfatta la maggioranza in consiglio, ma la voce più preoccupante è quella dei tagli, 90 milioni di euro, su cosa graveranno? Guardi, abbiamo preservato, diciamolo così, tutte le spese ritenute graveranno su tutte le spese ritenute non sopprimibili, meno urgenti, non voglio dire
superflue perché non ci sono più spese superflue. Abbiamo preservato le risorse per il welfare, abbiamo preservato le risorse per il diritto allo studio e la scuola, abbiamo preservato le risorse per la forestazione, le vie blu, i progetti speciali, abbiamo preservato le risorse che diciamo, riguardano il pezzo dello sviluppo, il segmento dello sviluppo, per quanto possibile con la spesa corrente e soprattutto il sociale. Questo ventaglio noi lo riteniamo insopprimibile, lo riteniamo essenziale, e questo ventaglio, faccio un esempio, le risorse per i nefropatici sono nel bilancio, cioè tutto ciò che con la spesa corrente rappresenta il pezzo ultimo della nostra società, una emergenza ed una esigenza per cultura nostra, noi lo abbiamo preservato, tutto il resto viene in un secondo momento. Per cui proveremo nella miscela tra fondi, quelli strutturali e quelli di spesa corrente, a salvaguardare le priorità per l'un verso e quelle dello sviluppo per l'altro. Comunque vadano le elezioni del 30 aprile, come immagina il futuro del Partito Democratico sia a livello regionale che nazionale? Guardi, io lo immagino regionalmente proiettato ad organizzare la sua struttura, e quindi il segretario regionale è necessario, è indispensabile, i due provinciali altrettanto, ed un partito inclusivo che si proietta sul territorio a parlare con la gente. Noi abbiamo bisogno di riavvicinare e di far rinnamorare i cittadini non solo delle istituzioni ma anche della vita di impegno, quindi della vita politica e della vita di partito. Mi sembra che nel panorama il PD sia il partito maggioranza, almeno nel centro-sinistra, e il compito del PD, una volta riorganizzato e proiettato sui cittadini, è quello di articolare un centro-sinistra credibile, che sia, diciamo, adeguato alle sfide della modernità. Questo è il compito più importante. Per fare ciò noi dobbiamo essere in grado di fare buona pratica politica, avere un buon rapporto e un buon insegnamento dal governo nazionale e dal partito nazionale. Per cui abbiamo bisogno di mettere in campo dal 2 maggio, io stesso lo farò direttamente, un nuovo tour, un nuovo giro per tutti i territori, perché, diciamo, al di là delle scadenze elettorali, noi abbiamo bisogno di riallacciare un filo doppio empatico con i cittadini, quello che abbiamo sempre avuto e che non possiamo permetterci il lusso di perdere.